Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Oggi voglio farti capire come funziona un metodo di studio con registratore. Quindi cercherò di farti capire che cosa puoi utilizzare per applicare questo metodo, come funziona e quindi quali sono quali applicazioni. Quindi, quali sono i vantaggi che puoi sfruttare dall'applicare un metodo simile? Innanzitutto, ti farò capire quali sono gli strumenti che puoi utilizzare appunto per registrare. E un primo elemento che ti voglio comunicare, che voglio condividere con te, è la semplicità. Infatti, secondo me, qualunque metodo di studio non possiamo complicare troppo, anche perché se dobbiamo studiare ogni giorno e più ore al giorno. Utilizzare strumenti troppo complessi rende tutto più inutilmente difficile, quindi dobbiamo basarci sulla semplicità e puntare sulla semplicità. Per fare questo, ad esempio, io ti consiglio nel metodo di, con l'utilizzo del registratore di utilizzare o uno smartphone oppure un registratore portatile di quelli proprio manuali e soprattutto quelli che ti permettono di riportare direttamente i file nel pc se lo vuoi riprendere dal pc o comunque in cui è presente un minimo di schermata attraverso cui puoi gestire tutte le registrazioni quindi questo è il primo punto che voglio proporti basati sulla semplicità e come mezzo per registrare o utilizzi lo smartphone, che è più che sufficiente per quello che devi fare eh, applicando un metodo del genere perché proprio ti permette eh, con la rapidità, è sempre qualcosa che porti a insieme a te e soprattutto è anche molto facile gestire le registrazioni, cancellarle, organizzarle, rinominarle. Eccetera, ma se vuoi fare qualcosa leggermente più professionale eh, ti invito ad utilizzare un registratore eh, portatile. Perfetto, quindi questo è il primo elemento che voglio proporti riguardo il che cosa devi utilizzare in sostanza per applicare questo metodo. Ora, che cosa devi registrare? Quindi, qual è il contenuto della registrazione? Sicuramente dobbiamo innanzitutto, e questo quindi te lo faccio vedere e te lo dimostrerò al solito in modo eh, grafico e con un esempio che oggi riguarda eh, la medicina in generale, quindi oggi trattiamo un tema dei nostri amici e colleghi medici o aspiranti tali e cerchiamo di capire quindi come dobbiamo estrapolare il contenuto e poi poterlo registrare. Allora, innanzitutto, al solito, come sempre, iniziamo dalla lettura. Allora, guarigione è per il medico il massimo obiettivo, il risultato ottimale, la missione integralmente compiuta. Per il paziente è la meta sperata, desiderata, raggiunta. Per entrambi il prodotto è perfezionato, perfetto, della medicina intesa come terapia, come complesso dei modi e dei mezzi atti a contrastare ed eliminare la malattia nelle sue manifestazioni e nelle sue eventuali complicanze o sequele. Ok, fermiamoci qui, tanto per rendere il tutto abbastanza semplice. Quello che voglio farti provare, o perlomeno quello che rappresenta questo esempio, con l'uso del registratore, puoi ad esempio fare un brevissimo riassunto. Quindi l'idea è quello di riassuntare il contenuto, anche perché registrare quello che leggi sarebbe del tutto inutile. A questo punto leggi e basta. Quello che invece dovresti fare è cercare di avere un equivalente registrato, quindi vocalmente. Di quello che faresti a livello cartaceo. Quindi, se hai poco tempo, ad esempio, per studiare, o e questo lo vedremo dopo, vuoi sfruttare quello che hai registrato successivamente, allora ti consiglio di fare un brevissimo riassunto di qual è, eh, quello eh, che stai studiando. Quindi utilizza il registratore, tienilo sempre accanto a te. Quando finisci di leggere, ad esempio, eh, una serie di frasi, quindi un brevissimo periodo come questo, o legge anche un po' di più, comincia a Provare a ripetere senza aspettarti grandissime definizioni, senza pretendere tanto da te, soprattutto anche leggendo, quindi è molto importante la fedeltà con il testo, registra e automaticamente diverrai molto più rapido nel ripassare le informazioni e anche nello studiarle in generale. Quindi, a titolo di esempio, potremmo dire che adesso registro, quindi da questo momento in poi sto registrando, e quindi posso dire la guarigione ha una doppia in base a qual è il soggetto, l'individuo a cui ci riferiamo, quindi per il medico la guarigione è l'obiettivo, è il proprio lavoro, mentre per il paziente la guarigione è quella meta che tanto spera di essere raggiunta. E quindi con questa brevissima frase, come vedi non mi sono basato strettamente su quello che c'è scritto, ho un po' preso il succo della situazione e registrando in qualche secondo. Ho già immagazzinato e fatto un po' eh, mio, sia in termini di registrazione, quindi un'informazione a cui posso accedere quando voglio, ma ho cominciato anche a elaborare e mettere le basi per la comprensione e poi per la ripetizione. In questo modo, riassuntando quello che ho eh, appena letto e registrandolo, faccio attraverso una serie di play, quindi comincio a registrare, poi metto pausa. Leggo quello che c'è dopo, premo un'altra volta l'avvio della registrazione, continuo a parlare e continuo a mettere pausa. In questo modo si creerà solo un netto di quello che stai ripetendo e verranno saltate tutte quelle pause che sono anche un po' scomode per cominciare. A riascoltare il materiale eccetera, è proprio come quando fai una mappa non, non, non lasci degli spazi bianchi, fai la mappa direttamente e quindi avviene esattamente la stessa cosa anche nella registrazione, ci interessa solo il netto, evitiamo silenzi oppure momenti in cui riflettiamo. Questo è il secondo punto e veramente la cosa che mi sento di consigliarti di più è il terzo punto che rendiamo anche in grassetto. Invece, riguarda le applicazioni e quello che ti voglio consigliare è essenzialmente una cosa: devi cercare di utilizzare questo metodo del registratore quando vuoi un po' compensare quei momenti in cui non hai moltissimo tempo per stare lì a leggere, a ripetere, eccetera. però magari aspetti. E quindi, se hai visto il mio video sul metodo REC, in cui ti spiego più nel dettaglio come funziona questa dinamica, comunque saprai già o magari adesso lo scopriamo insieme che puoi utilizzarlo quando hai dei tempi morti quindi nel momento in cui sei sul bus sei sul tram o stai passeggiando oppure stai andando al lavoro stai andando all'università quindi per le lezioni o ti stai sistemando o stai pulendo casa qualunque cosa stai facendo in cui Ascolteresti un podcast, ad esempio, puoi fare la stessa cosa con la registrazione che hai fatto tu in prima persona eh, di quello che hai studiato. In questo modo si creerà non solo un'abitudine rispetto al materiale di studio e poi comincerai anche a prendere un po' la familiarità. E se hai visto anche altri video in cui ti parlo, uno dei modi in cui possiamo gestire le informazioni e quindi rendere più facile la memorizzazione e poi la comprensione è attraverso il concetto di familiarità. Quando conosciamo molto bene, qualcosa quindi quando cominciamo a familiarizzare questo qualcosa sarà più facile da ricordare ah, ne abbiamo sviluppato anche un atteggiamento più positivo è proprio il meccanismo della pubblicità tante volte vediamo sempre lo stesso prodotto finché quando ci troviamo al supermercato scegliamo di comprare proprio quello non è una casualità è proprio il risultato dell'effetto familiarità quindi anche in questo caso sfrutta i tempi morti con quello che hai registrato che è già un'elaborazione e comincia a tenere vive le informazioni è come se facessi in modo più Passivo, ma non è realmente passivo, anzi, è un ottimo modo di ripassare. Una forma di space repetition quindi potremmo adottare anche questo metodo con un riascolto programmato. Ma questo è sicuramente un tema per altri video quindi spero di averti fatto capire come funziona il metodo di studio attraverso il registratore, è facilissimo, semplicissimo. E ti invito a provarlo anche così a livello di sperimentazione. Vedi come ti trovi e vedi se puoi applicarlo a qualcosa meglio che ad altri. Comunque, ci sono anche altri argomenti, potremmo vedere come si. Si può applicare in modo particolare e eh, quando ci sono delle formule o dei grafici in cui questo metodo è particolarmente utile, ma te lo farò vedere eh, in un altro video. In ogni caso, ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato. Se hai dubbi, domande, commenti, fammi sapere nella sezione apposita e risponderò con molto piacere. A questo punto ti invito ad iscriverti al canale se non l'hai fatto già, e ti aspetto nel video che uscirà domani.